Wow! Anya ti ha comprato una macchina nuova? Sembra bello! Ed ecco Wednesday con la sua macchina nuova! Ho la stessa macchina! No, tu hai comprato una macchina come io! Dai ragazze, le vostre macchine sono belle! Perché dovete combattere? No, ci sarà una sfida! Sì, le cose multicolori sono arrivate. Cosa sono? Le decorazioni per la macchina? Sì, proprio così. Io avrò una macchina arcobaleno unicorno. Che bello. Devo attaccare tutto quanto così. Così la mia macchina sarà più bella di quella di Wendy. Ci saranno gli arcobaleni. Qui ci sarà un corno. La tua macchina è molto bella. Wendy, com'è? Ti piace? Io non voglio neanche commentare, che schifo, ma io ho un'idea. Anch'io dovrò decorare la macchina, però devo ordinare tutto quello che mi serve. Ed ecco il corriere, così veloce, ma sta bene, è un po' pallido, sì. E quindi ne lavora da Conte Dracula. Vediamo. La bomboletta nera con cui posso decorare per bene la mia macchina. Questo bianco è terribile, questa è un'altra cosa. E ovviamente mi servono degli accessori. Voglio la macchina del vampiro, è la parte più importante, che sono i denti. Bello, sì. Cos'è questo terrore? La macchina di Wednesday si rinnuova. Vabbè, Wednesday non vuole far pace. Niente, hai ordinato qualcosa? Sì, un po' per decorare la macchina all'interno, perché è un po' noiosa. Metto tutto quanto qui. Sono così morbidi e belli. E anche qua. Io ho tanti amici che stanno là. Vabbè, decoro anche il manubrio affinché ci sia lo stesso stile. E vabbè, non ci sono tante decorazioni. E qui ci sarà il mio Huggy Wuggy preferito. E qui metto l'arcobaleno. E qui ci saranno i miei giocattoli. Vabbè, è rimasto poco e la mia macchina sarà pronta, prontissima. Wow, Agnetta, è bello. Sì. Cosa? No, non lascerò così le cose. Però devo fare qualcosa di bello. Sì, ho un tappeto nero. Questa sì che è la bellezza. Ok, tanti cuscini per Huggy Wuggy. E mettiamo anche sul manubrio. Così. So come andrò in giro. Qui attacco i pipistrelli. E qui ci sarà il mio amico. Si chiama Jack ed è carina. Il regalo dei genitori le metto qui. Cosa ci può essere di meglio? Ma se a me fa paura, eh? E questo cos'è, la tua amica? Sì, è Bob ed è dimagrito un po'. Cosa abbiamo? Halloween! E il mio amico si saluta. Che terrore! No, devo nascondermi! Wednesday, stai riparando qualcosa? Dammi la chiave, dai, su. Mana, sbrigati! Grazie. Wednesday, dimmi cosa stai facendo, eh? Ciao, come stai? Wednesday sta facendo qualcosa, ma noi non sappiamo cosa, non ci dice nulla. Dai, su, dirò adesso tutto. Mano, la chiave. E dov'è la mano? Ti troverò, pigrone, non vuoi lavorare. Una volta che sei tardi e sì, è scappato. Dove sei? Oh, dai, non dico nulla, però sarò un po' arrabbiata. Dai, su, esci. Cosa? Dov'è? È andato all'inferno. Mano, ti porta i genitori. E cos'è questa fila? Interessante, cosa vogliono? Che succede? Ciao Wednesday! Noi con Wednesday abbiamo deciso di aprire un centro di bellezza. Cosa? Mano, sei perduto. Ok.
devo tagliare un po' le mie rose. Ok, lo faccio mentre ho tempo libero. Sono così belle. Sì. E adesso è ora di accarezzare il mio coniglietto. Ma mi ha spaventato. Guarda che carino. È carino, però è bianco. Ok, vediamo cosa ho io. Sì, una festa da Wednesday. Aspetta, prima chiudo gli occhi. Certo, guarda cosa ho. Arcobaleno, adoro le sorprese. Egli pensi che questa sorpresa non ti piacerà. È molto spaventoso. Sì, ma comunque è un portabagagli di Wednesday. Egli, preparati perché farà paura. Vabbè, forse sì, il serpente ti piacerà, però il coniglietto? Chi c'è qui? Così morbida, così interessante. Wednesday, io adoro la sorpresa, quindi non dirmi nulla. Cosa? Io pensavo che fosse un serpente, ma non ci possono essere qui, vero Wednesday? Oh no! Qui c'è il serpente! Anche Rozzi! Sì, Wednesday, era troppo. Ok, Wednesday adesso suonerà il violoncello. Volevo ascoltarlo da tanto tempo. Oh, cos'è sto terrore? Solamente lei può ascoltare questo. Io non voglio, non lo accenderò a nessuno. E meno male che io ho l'amplificatore qui. Dobbiamo far vedere cos'è la musica vera. Cosa? Abbiamo una battaglia di musica. Vediamo come finirà. What? Cosa? Io pensavo che fossero i gatti. Ma questo vuol dire con i violoncelli. Ma guarda, le mie amiche sono andate via. Questa cos'è? Mana, sei DJ. Ma cosa? Ma come sei cresciuta? Secondo me non va male. E possiamo ballare. Dai, Wednesday. Va bene. Ammetto sì che mi piace. Vabbè, è bello ballare. Ragazze, che bello che avete fatto pace. La musica vi ha aiutata. Mana, sei geniale. Sfide ci aspetta. Auto rosa contro l'auto nera. Cosa? Cosa stai facendo, Evita? Hai intenzione di decorare l'auto? Farò l'auto più morbida e rosa del mondo. Tutta rosa. Sì, ecco, incolerò tutto quanto. È bellissima. Ho un'auto perfetta. Nessun altro l'ha fatta. Ma non è bellissima? Ah, sei solo invidioso, eh? Guarda. Cosa? Ma adesso non la faccio vedere io. Io ho un'idea. Non avrò sicuramente bisogno di questa. Il vostro ordine. Sei stato così veloce, Kevin. Grazie. Che scatola grande. La vernice nera, proprio quello che mi serviva. E ora mostrerò a questa ragazza cosa vuol dire un'auto veramente bella. E vai! Fatto! Perfetta! E il tocco finale? Sì, ottimo lavoro! E cosa abbiamo adesso? Sì, abbiamo... sì, ma abbiamo questo. Dobbiamo aggiungerlo qui. Un po' di colla. Bene, bene. E anche qua. Sì, ottimo. Ho decorato la mia macchina. Cos'è? Ecco. Ma che schifo. Non mi arrendo così facilmente. Ho decorato l'esterno. E ora devo abbellire l'interno dell'auto. Ok, così. I sedili imbottiti sono un amore. Ora aggiungiamo un po' di dettagli. Ok. Qui. Sì. Ecco. Ed ecco che il mio capolavoro rosa è finito. Ed è così morbido. Che bello. Ancora un po' qua. Sì. Ottimo. E qua. Sì. Amichetto mio, vieni qui. Bellissimo. E aggiungiamo un po' di luce. Una striscia LED. Ecco, così. Sì, ottimo risultato. Che bello. Alex non ha l'efficienza per battermi. Cosa? Tutta rosa. E cosa sarà?
Io ho una catena e il mio volante sarà bellissimo perché sarà di ferro e non soffice morbido. Bisogna solo aspettare che la colla si asciughi. Ok, perfetto. Mi è rimasto della colla, quindi ne aggiungo un po' qua. Perfetto. Il teschio avrà un aspetto molto pericoloso. Sì, l'avevo detto. Ok, forte. Cos'altro? Un po' di teschi qui. Bene, giusto, un altro dettaglio. E ora mi volando un aspetto intimidatorio. La mia macchina è la migliore. Lo so. Vediamo cosa si inventa Vita. Cosa? Alex, ma stai copiando le mie idee? Hai decorato l'auto con i teschi? Gelosa? No. Nella mia macchina c'è abbastanza spazio per tutti, anche per il mio amato cane. Vieni qui, bravo, tesoro mio, comportati bene. Guarda, la mia macchina è qui. Dai, vieni qui, tesoro mio. Ah! Cosa che inco? Il mio bambino non può star là. Ecco, devo decorare tutto così. Ah, così veloce? Mi avete aiutato molto. E ora faccio tutto io. Ci metto qui un lettino bello e comodo. Ed ecco fatto. Guarda quanto è carino, perfetto. Affrezziamoci. Ti piace? Ma vedo che ti piace. Dai, riposa qui. Ah, dopotutto, io ho una macchina fantastica! È il momento di scattare qualche selfie nella macchina più bella del mondo. Che bel uomo che sono! Saprò come lasciare gli stivali in questo dite. Cosa c'è di interessante qui? Ah, questo sì! Che sicurezza! Permettetemi! Via subito! Mi chiedo cosa c'è là? Soldi? Oh, no! Un cane spaventoso! Che incubo, corri, affrettati! Cos'è questo? Un cane, cosa? Cosa sta succedendo? Spero che non sia successo nulla di male! No! No! La mia borsa! No, ma perché? La borsa! Bravo! Vita! Vita! Ma questo non è tuo! Oh, la mia borsa, grazie! Ah, non c'è di che! Oh, tu sorvegli meglio la mia roba, eh? Spero che i ladri non vengano più! Che gioco fantastico! È impossibile staccarsi! Ma cosa? Si è scaricato! E adesso cosa faccio? Ho un'idea! So cosa devo fare! Aspetta un attimo! Ok, qui... Bene, bene, metto la TV qua. Sì, è ottima. E adesso la PlayStation. Perfetto. Metterò tutto quanto qui dentro. Cosa abbiamo altro qui? Bello, così mi metto comodo, eh? E posso giocare tranquillamente. Andiamo. Wow, cos'è? Ciao fratello. Ciao a tutti. Ragazzi, venite anche voi. Cosa divertente, adoro! Ah, troppo bello, mi piace! Oh, che bellezza! Oh, che succede lì? Stanno giocando! Si stanno divertendo! E senza di me! Va bene, allora li farò vedere io. Ok, metto la scatola qui. Apro il bagaglio. Ok, e metto qui tutta questa roba. Perfetto, qui la colonna! E metto un'altra accanto. Ecco fatto. È bellissimo. È così, la palla di discoteca. Semplicemente fantastico. E aggiungo le luci. Le appenderò ovunque. Ah, sì, così. Perfetto. Ok, e adesso è musica. Guardate quanto mi sta divertendo, sbrigatevi, partecipate anche voi. Oh, cos'è? Andiamo lì! Sì, veniamo con voi! E io! I miei amici! Ciao! Divertiamoci insieme! Ma perché Alex non si diverte con noi? Gioca da solo! Oh, è colpa mia! Vabbè, dai, su! Alex! Vuoi venire? Sì! Ma ho un altro suggerimento!
Vuoi giocare con me? Sì! Attenzione, chi lo perde mai? Adesso giocheremo insieme. È divertente! Mi piace, grazie per avermi invitato. Non c'è di che. Oggi supereremo e mostreremo alcuni simpatici scherzi per Halloween. Sarà divertente! Oh, cos'è? Oh, è mattina. È ora di svegliarsi. Finalmente è arrivato il momento della mia festa autunnale preferita, Halloween. E ho preparato anche un bel costume. E so come spaventare Vita. So che ha paura dei fantasmi, eh? Quindi adesso, grazie al palloncino, le farò un bel scherzo. Che bello, ottimo. Fatto. E adesso andiamo nella stanza di Vita. Interessante, cosa succederà adesso? E poi ho dei guanti giusti. Ah, le caramelle, devo aggiungerle pure. Adesso l'ultimo ritocco. Sarò come... sì, una merma. E le piacerà, eh? Ok. Devo chiudere la porta per bene. Così, deve pensare che fossero dei mattoni vivi. Buongiorno. Che terrore! Cosa c'è che mi vanno con i mattoni? Ok, adesso faccio vedere ad Alex. Sì, che ridere! Questa cosa! E come farò ad uscire adesso? Ti è piaciuto il mio scherzo? Te ne prendi, eh? Come posso vendicarmi? Sì! Le piacerà questo scherzo. Ok, prendo la vernice rossa. E quella che mi serve poi. Così! È bellissima! Fatto! Ma non è tutto! Ah, deve avere un'acqua col sangue! Oh, so come urlerà! E poi? Beh, ci sta anche una scritta qui. Fatto! È ora di fare la doccia. Cos'è questo? Che orrore! Forse sì, What? Questa cosa... c'è il sangue! Cosa? Qualcuno mi sta osservando, aiuto! Ti è piaciuto il scherzo? Non è divertente. Io ho un'idea per uno scherzo. Mi servirà una scatola di cereale e del latte. Facciamo così come sempre. Prendiamo le ciotole e mettiamo i cereali. Fatto. Ma non è tutto. Devo aggiungere i vermi. Così le mettiamo nella scatola. Oh, che bello.
guarda. Mangia. Sono d'accordo. Buono. What? Sì, adoro questi cereali. È così bello. Oh, mi piace. Ecco il latte. Oh, come buon appetito. Cosa? Perché ci sono i vermi? Oh, che schifo. Ma cosa sto facendo? Beh, è stato divertente. Io ho un'idea. Ecco, farò ad Alex uno scherzo bellissimo. Ok, devo fare così, un tavolo speciale. E taglio. Poi mizziamo il tessuto e così facciamo il taglio. Deve essere perfetto. E poi mi serve il popcorn. Così servirà per azzerare Alex. Vediamo se gli piacerà. Ok, lo scherzo comincia. Popcorn, che bello. E anche un film d'orrore. Oh, chi mi ha morso? Sono io. Voglio mangiarti. Oh, uno scheletro di popcorn, aiuto. Sapevo che avrebbe funzionato. È geniale. Devo pensare a qualcos'altro. Sì. La zucca. Prendiamo il coltello. Tagliamo questo. E poi col cucchiaio. Tagliamo tutto quanto qui. Fatto. E poi devo, sì, ritagliare gli occhi, la bocca, e all'interno metto le candeline affinché sia molto spaventosa. Ottimo! Così disponiamo le candele e nascondiamo la zucca sotto il letto. Così. Oh, mi piace. Però devo fare così, così Alex avrà paura. Ok, la vernice mi aiuta sempre. Ok, devo decorare per bene, perché poi è difficile da lavarlo, quindi non ripetetelo a casa. Ok, mettiamo le impronte sanguinarie. Non resta che aspettare Alex. Oh, che bello. Cosa? Ma dove vanno queste impronte? Sotto al mio letto. Oh, che orrore! Questa zucca mi mangerà! Oh. Che vigliaco che sei! Vigliaco? Oh, sei stato tu! Non è divertente! Ragazzi, dove siamo? Il gioco è cominciato! No, non siamo pronti! Attivazione dei sensori in movimento! L'importante è non muoversi e non respirare. Ho paura, voglio la mamma. I sensori momenti sono spenti. Tom, attenzione. Mi dispiace, ma ho pensato che fosse meglio avvicinarsi all'obiettivo lentamente. Io ho un'altra idea. È meglio eliminare la concorrenza. Cosa hai fatto?
attivazione del sensore di movimento. Inizia la scansione. Oddio, ma voglio stranzire, non posso. No, non questo. Il movimento è stato fissato. No, per favore, no. Andy, tutto è colpa tua. Ma come hai potuto fare? I sensori di movimento sono spenti. Sembra che Tom abbia detto la verità. Andy lo ha incastrato. Beh, dovrò rispondere a questo. Scusa, Andy, ma il lascio del tuo scarpe mi ha dato l'idea. Vediamo come te la cavi ora. Oh no, sto cadendo, aiuto! I sensori di movimento sono attivi. No, non questo! Il movimento è stato visto. Il giocatore è fuori dal gioco. No, datemi un'altra possibilità. Posso vincere, per favore. I sensori di movimento sono spenti. Fantastico, ce l'ho fatta. Ragazzi, sono già nel prossimo round. Fantastico, e anche noi. I sensori di movimento sono attivi. Nessuno è stato individuato. Stiamo passando al livello successivo. Mi chiedo cosa dobbiamo fare qui. What? Non ho ancora capito nulla. Questi biscotti sono dolci, mi piacciono. Non li dovete mangiare, ma ritagliare. Guarda che vincerò io. Ma guarda che io non mi ammetto così. Io so che posso vincere tranquillamente. E so come lo farò. Sto per cadere. No, il mio biscotto si è rotto. Ok, vai fuori. Per favore, mi dai un'altra possibilità. No, ciao ciao. Ecco, il tuo gioco è finito. Non avresti dovuto minacciarmi. Non c'è molto tempo. Devo sbrigarmi. Ma vediamo se faccio così. No! Era una pessima idea! Forse nessuno noterà che il biscotto si è rotto. Credo che ci sia un secondo caso, anomale. Smettete di nascondere l'odio. Non mi fregate, mostrami il biscotto. Biscotto? Non è ancora completo il compito. Facciamo più tardi. Hai già perso. Il biscotto è rotto. Non ha senso continuare. Basta continuare. Mi sono rotto un incidente. Spavento. Guarda, ecco, ce l'ho fatta quasi. Ce l'ho fatta. Guarda, noi ce l'abbiamo già fatta. Io ho quasi finito. Ok, sono rimasti pochi secondi. Devo sbrigarmi, dai. Su, ho quasi da riattaccarmi. 3, 2, 1. Stop. Ecco, ce l'ho fatta. Anzi, che bello! Brava! Non so cosa ci aspetti qui. Wow, quanti hot dog! Che duro! Vediamo se riuscite a mangiare le vostre porzioni in 3 minuti. Arrendetevi, ragazzi! Io andrò comunque per prima. Ho un ottimo appetito! Vabbè, non saltare le conclusioni, Susie. Abbiamo una piccola sorpresa per te. Vediamo quanto ti piacerà la salsa piccante. Ecco, versi di più, Barbie. Così non riuscirà a mangiare questi hot dog. Beh, ce ne rimasti solo 2. Non significa nulla. Ma perché fa così caldo qui? Sto bruciando il mondo. Wow, che fiamma! Si potrebbe facilmente friggere il nostro cibo con questo. Ma cosa vuoi fare, Barbie? Non è andato secondo i piani, volevo il mio dog, ho avuto un problema. Come faccio a mangiarlo? Aiuto, ho bisogno d'acqua. Ho la bottiglia. Così mi sento meglio. Susie, assomiglia a un palloncino gonfiato. Vabbè, io sto bene. Vabbè, non toccarmi, Barbie. Ma cosa hai fatto? Ma adesso l'acqua tornerà indietro. Ma perché lo sto facendo?
scusa, ma è colpa tua. Ma che freddo che fa qui. Ok, devo asciugarmi. Che aria. Mi ha quasi spazzato. Dai, basta far sciocchezze. No! Ma io non voglio mangiare. Ok, dai, su Barbie, ce la farai. Io non voglio neanche guardare come mangia. Sì, è più bello mangiare gli hot dog. E ora di intervenire in questo giro. Oggi darò un hot dog così Paolo non potrà vederlo. Ecco, Barbie ha mangiato tutto il carbone. Anche lei passerà il turno successivo. Il tempo è scaduto e ora è di controllare i risultati. Vedo che non c'è nulla sul tavolo. Credo che dovremmo controllare meglio il pavimento. Non è una cattiva idea. Cosa vedo? Un hot dog a parte da Polly. Ma non è un hot dog, lo giuro! Ho mangiato tutto! Vabbè, non ha importanza. Ciò che conta è che hai perso. Ma non è giusto! E vabbè. Guarda, credo che sia una PlayStation. Proprio così. La dovete disegnare. Vabbè, non c'è problema. Ma disegni così male. E il mio lavoro sarà sicuramente migliore. C'è già uno schizzo, non rimane molto. Ma io stavo sottovalutando Barbie. Sta andando alla grande. Devo inventarvi subito qualcosa. Lo so. Ho escogitato un altro piano astuto. Attenta Barbie, presto non avrai più nulla con cui dipingere. Vediamo come se la cava senza il pennello. Fatto, non c'è. Oh, ma che ridi, Susie? No, hai rovinato il mio pennello. Sì. Quindi puoi ammettere che hai perso. No, non mi arrenderò. C'è un modo. Vediamo se riesco a disegnare così. Ecco. Non è male. Ma non è possibile. What? Ma dammi. Così. Distruggo il tuo pennello, non riuscirai. Ma non è giusto. Vabbè, allora anch'io andrò contro le regole. Ecco. Ma hai rovinato il mio disegno. Sì, è esattamente quello che volevo. Il tempo sta per scadere. Ci fermiamo. Eccomi loro. Bello. Io non ho nulla da mostrare. Barbie ha rovinato tutto. No. Una sconfitta inculocabile, mi dispiace. Ma perché, Barbie? Pensavo che tu fossi brava. Ma l'hai chiuso tu? E dai, rovinare il mio, ce l'ho fatta. Questa cosa è tua. Che bello! Mi è piaciuto questo gioco! Che bello! Sono felice! Dai, su! Vabbè, non manca tanto! Non sei male! Mi piace giocare con te! Parte 5, amico! Wow, che bel vestito! Ok, lo compro! Sì, ma... non ho i soldi! Lele, una sempliciotta come te non ha bisogno degli abiti costosi, ma io un sacco di soldi li spenderò per questo vestito elegante. Ok, eccolo! Wow! Grazie mille! Ciao ciao! Mi scusi, signorina? Cosa? È per me? Un sacco di soldi! Non così in fretta. Venga con me. Sì, bene. Diventerò ricca. Ma cosa stai dicendo? Devo seguirla. Fermati. Dovete indossare le vostre maschere prima di andare avanti. Ah? Non riesco a vedere nulla. Mila, attenta. Il muro. Bene, dove siamo? Guardate, inizia il conto alla rovescia. Cosa significa? Significa che vincerò tutte le competizioni perdenti. Tutto quello che dovete fare è camminare sul tronco. Immagino che non sia stato così facile. Vabbè, io ce la farò sicuramente.
E così, imbarazzante. Che bello! Che colore! Vabbè, devo scendere da qui e cambiarmi i pantaloni di fretta. Ce l'ho fatta! Sei davvero un fenomeno, Alex. Mi hai fatto ridere. E ora è il mio turno. Bisogna camminare molto lentamente per mantenere l'equilibrio. È così instabile. Aspetta. Wow! Ecco, no, ecco. Ce l'ho fatta. Devo solo strisciare. Oh no, 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 non posso. No, sono così spaventata. Così. Bene, congratulazioni, vita. Beh, come faccio a superare questo tronco? Ah, lo so. Devo tagliare il tacco delle mie scarpe. Aspetta un attimo. Ok, così. Adesso ho le scarpe con tacco a spillo. Molto sottili e molto appuntiti. Di certo non cadrò. Così. Aspetta un attimo. Wow, sì, Mila sta andando alla grande. Manco un'ultima passa. E... ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. E ora tu, Lily. Aspetta, anch'io so cosa fare. Ho le forcine. E così se le infilo nelle mie ballerine. Ecco, sarò come Mila. E adesso sono pronta per metterle alla prova. Andiamo. Ah? Aspetta, Lily, stai attenta. Oh no. Yes. Sì, ce l'ho fatta. Oh, no. Ah? Dove siamo? Assumi la prossima sfida. E cosa ci dobbiamo fare? Cosa? No, ma quasi colpito, aiuto. Calmatevi. Ci penso io a questi palloncini. Attenzione a come si scrive. E prendiamo. Sì, prendete esempio. Sì, Vito. Ma poi stare più attento, non riesco a vedere nulla. Dove sono i miei occhiali? Oh no. Oh, lo so. È ora della danza. Con questo tipo di atteggiamento di plastica nessun palloncino mi prenderà. Io cosa faccio? Schio? È impossibile. Sì, stai andando alla grande, Mila. Ah, niente, lusinga, Alex. Ho un piano ingegnoso. Alex, vieni qui solo per un secondo. Ah, sì, ce l'ho fatta. Ragazzi. Schivo? Bene? Ecco i miei occhiali. Finalmente è arrivato il momento. Cosa? Ma sono ricoperto di vernice. Che terrore. Non mi ricollerò mai. Guarda, Alex è fuori. È un incubo però, poveretto. No, ha perso. Succede? Sembra un nuovo giro. Disgustoso, si muovono. E beh, certo, sono vermi. Ma per vincere bisogna mangiare fino all'ultimo. E sono pronta. Vabbè, se può farlo lì, le posso farlo anch'io. Determinazione negli occhi e atteggiamento serio. Questa è la mia ricetta per la vittoria. L'importante è non fermarsi. E immaginare di mangiare Nesquik. E non vermi. Sì, così. Vabbè. Anch'io penso che ce la farò. No, è disgustoso. Oddio, i vermi sono disgustosi. Non posso credere che lo sto facendo. Vita e Lily hanno quasi finito. Devo fare qualcosa. Forse sì, così. Cos'è questa sensazione? Mi sento come se qualcosa mi facesse solleggere con la schiena. Balla, balla, vita. Presto scoprirai che il tuo piatto è di nuovo pieno. Ah, non è possibile! Li ho mangiati tutti! Beh, Mila, ora sei nei guai! Oh! No! Cosa? No! Questo significa che ho perso! No, no, la vernice, aiuto! Voglio continuare la sfida! Oh! Non può essere finita così! E non lo è! Vediamo cosa dobbiamo fare. Un duello.
Stai tranquilla, Mila. Ecco fatto. Per colpa, vuota, Lily, ho vinto, evviva, sì! No, no, non così, Freda. Non essere così contenta, questa lotta dovrebbe raggiungere un nuovo livello di carattere. Così, attacco! Facile, è che vinca il più forte! Prendi questo! Forza! Forza, Lily, ma non puoi battermi così a occhi chiusi, ecco fatto! E così io vincerò! Oh, aiuto! No! Ho vinto! Non posso crederci! Ed ecco il suo premio! Il mio premio! Ah, che bello! E adesso posso finalmente comprare quel vestito! Ecco i soldi! Melodia, per favore! Ok, aspetta un attimo! Ecco lei! Oh, le sta molto bene! Si adatta perfettamente! È una vita che sogno di averne una! Wow, so fast! Per me! Ecco, apro! Hello! Buongiorno! Thank you. Grazie! È tutto per me! Ok, devo mettere a posto questo letto! Let's go! Ok, adesso ne faremo un ottimo letto. Mi serve un po'. Ah, non riesco a prendermi. Stai attenta. Basta, basta. Ah, ok. Stai bene? Sì, sì, ho detto che sto bene. Ho trovato un dettaglio molto interessante. Ma che stia qui? Ancora un po'? Ok, ce l'ho fatta. Ok, andiamo avanti. Dai, stai attento, te l'ho detto. Ok, questo va via. E faremo un letto. Sì, è troppo facile. Ok, devo mettere qui le legne. Oh, che brava che sono. Cool! Ottimo. Incredibile! E ce la farò! Ecco fatto! Ecco i vostri soldi! Adesso faremo tutto! Ok, grazie! Cosa? È stato difficile! Cosa? Incredibile! Che bello! Sì, niente incredibile! Io avrò il miglior letto! Cool! Avete messo bene anche i fiori? Sì, abbiamo fatto tutto. Allora, ho fatto tutto quanto con i cuscini. Ancora un po'. State attenti agli occhi. Oh, incredibile. Ah, cosa pensavi? È così dura. È così bella. Perché mi guarda così? Vabbè. Cosa farò? E questo mi servirà. Farò un bel letto. E se prendo un pezzo? Che brava che sono. E adesso devo attaccare tutto quanto. Metterò questo. Andiamo avanti. Fatto. E poi la seconda. Ce l'ho fatta! Ah! Cosa hai fatto? Ah, cosa? Sì, sì! Tutti si meraviglieranno! L'importante è fissare per bene! Ho fatto una bella amaca! Sì, posso riposarmi là, è così comoda! Ha fatto un'amaca! Sì, invidia! Oh, yes! Oh, che noia! Ok, l'amaca non mi serve più! Farò... Ecco, un tavolino e una sedia. Aggiungo qui... sì, la posate, poi sì. Ah, che bello. E benvenuti, ragazzi. Cosa, ma... Io ho un'idea migliore. Voglio ascoltare la musica.
Adesso sì che sarai invidiosa. Sì, buongiorno. Avrete una festa oggi. Comunque servono le luci per la festa. Sì, avete ragione, grazie. E adesso chiamo tutti i miei amici. Ragazze, ciao. Dai, su, venite qui. Sarà ottima. Ma cosa stanno facendo là? Non entrare? Non volevo neanche. Ah, no, le mie orecchie. Spegnite la musica. Adesso vedrò. Chiamo tutti, No, la musica è troppo forte. Così in fretta. Ragazzi, dovete andare là. E adesso aspettate. Loro? Allora, i professionisti lavorano qui. Ragazze, fate troppo rumore. Che idea? Questo è per lei. Grazie mille. Che bello lavorare con lei. Buona festa. Che bella giornata che è oggi. Voglio ballare e devo andare. Ah, vedi come devo risolvere i problemi? Ah, di nuovo. Vabbè, so come far festa. La mia festa sarà ancora più bella della tua. Comunque... Aspetta, devo prendere un mappa mondo, i dischi... E poi devo tagliarli. Ok, tagliamo... Ce l'ho fatto! Guarda quanti quadratini che ci ho fatto! Posso attaccarli al globo? Che bello, ce l'ho fatto! Ecco! Lo appendo qui. Mi piace troppo. E poi con la CG posso decorare le mura. Sono così brava. Sì, ma guarda come. Sì, devo accendere la mia musica. Così la sentono tutti. Dai, amici, mi piace. Cos'è? Che bella festa. Dobbiamo andare là. Ragazzi, venite, che bello! Ma com'è possibile? Servono le luci. Ah, cosa? Ma che schifo! No! Dai, su, funziona! Ma cosa ci devo fare? Cool! Ah, sì! Oh, le lampadine! Comunque questa andrà bene. Ma posso usarla per altre cose. Le metto là. Ok. E tu mi servi? No, il tuo filo. E adesso devo accendere le lampadine. Che bravo che sono. Cosa sta facendo? E adesso devo attaccare la ghirlanda qui. Ma cos'è? Oh, che bello. Oh, così tante luci. E posso leggere il mio libro. Ah, che brava che sono. Incredibile. Allora, fai così? Allora, sì. Buongiorno. Mi serve il suo aiuto. Può aggiungere le luci qui? Ho preso quello che serviva. Avrete un letto molto colorato. Accendiamo. Fatto. Ottimo, ottimo. Grazie. Che terrore, tutto è andato a fuoco! Il mio letto, ho paura! Devo spegnere! Salverò il letto! Fatto! Sì! Ah, che brava! Dai, vieni qui! Cos'altro possiamo fare? Ma che carino che è qui! E sono giocattoli, ottimo! Ah, già! Certo! C'è qualcuno? Devo aprire la porta! Perché è molto importante! Dai, entrate! Vi sto aspettando! Buongiorno! Vi abbiamo portato tutto quello che ho ordinato! Grazie, ecco il pagamento! Cos'è questo? Ma perché hai portato questo? Ma guarda!
Ci sono tante cose interessanti all'interno. Posso fare un letto bellissimo. Cosa stai facendo, Kate? Sei viva? Sì, a posto. Ecco. Vabbè, non è colpa della scatola, è colpa tua. Sto bene. Adesso vedrai. Ok, cominciamo. Non riconoscerai più il mio letto. Sarà un vero capolavoro. Ok, facciamo la base. Non è male. Io te l'avevo detto. So cosa fare. Devo ristrutturare la mia camera. Adesso. Buongiorno. Dove dobbiamo mettere? Cosa? Hai comprato un letto pronto? Non è giusto. Io posso spendere i miei soldi come voglio. Fatto. Guarda che bello. E non è tutto. Aggiungiamo anche i cuscini, le tende. Ecco, ottimo. Le luci. Questo è molto importante. Ecco fatto. Chiudi la bocca. Ecco, il mio letto è ottimo. Devo fare il mio letto ancora più bello. Cosa devo fare? Non lo so. Ma devo avere delle opzioni. Ah, lo so. Mi servono le tende. Anche la tovaglia. Eccola, prendo. Ok, ottimo. Ora posso decorare il mio letto e farla molto bella. Ma cosa devo fare? Ah! Bingo! Non disturbarmi, Ecco, devo così fissare le tende. Ecco, funziona. Il mio letto si trasforma. Sì, meglio. Ecco, quasi finito. E nessuno potrà dire che non è bello. Calmati. Cosa facendo? Sei troppo nervosa. No, non ti preoccupare. Dovevo toglierlo per fare l'amaca. Che bello. Sì, un'amaca non è tanto. Io so cosa fare. Vediamo. Ok, devo far vedere a Kate cosa posso fare. E non che pensi che io sia... Che lei sia la migliore, sì, sono qui. Dove vai? Ah, che bello! Portatelo qui. Metterò questo qui. Ecco. Avrà anche la musica qui. E anche qualcosa per disco. Goodbye. Tutto pronto. Ok, devo fare una piccola festa. Ciao, ragazze! Kate, scusa, non ti ho invitata. Vabbè. Io voglio accendere la musica. Che bello! Una vera festa! Bingo! Organizzerò una festa migliore. Non sarà simile alla sua. Quali sono i miei giocattoli preferiti? Devo mettere il tavolo. Bene, ora sedete. Ok, facciamo una festa del tè. Siete così carini. Vi adoro. Volete del tè? Servitevi. È molto buono e profumato. Kate, la sua festa. Devo accendere il volume. Oh no, i miei timpani. So come fermare questa. Mi sto aspettando. Entrate. Perché mi ha chiamato? Venga qui. Guardate cosa ha fatto questa compagnia. Una festa. Vedo che qualcuno sta facendo una festa illegale e rumorosa. Hey! Ragazze, tranquillo, ci penso io. Soldi? Mi piace la sua offerta. La nostra questione è completamente risolta. Luigi! Donazione! Scusi, devo andare. Io ho un altro piano. Ho intenzione di fare una festa ancora più bella. Amici, abbiamo qualcosa da fare. Ho portato dei vecchi CD e possiamo fare, sì, un appoggio luminoso. Ecco, guardate, l'ho tagliato a pezzi, è quello che mi serve. Che belli che sono. So cosa fare.
Awesome! E adesso mi segnerò un mappamondo. Perché sì, è un certo ideale. Ecco, guardate! Awesome! Sì, è fatto! E posso mettere anche i cigli sulle pareti. Le luci! Sì! Riempiranno lo spazio! Che bello! Io, meno male che io ho il telefonino! C'è un'altra festa ed è molto più interessante! Partecipa anche tu! Mi annoio! Perché non ho un nuovo telefono? Aspetta, Tazzi, ma so cosa fare! Dobbiamo creare le luci! Nella scatola dovrebbero esserci tante lampadine! Sì, è così! Vediamo se sono tutte quante intatte. Sì! Però devo inventare cosa farci. Bingo! Non mi serve più la scatola, ma il cavo. So dove prenderlo. L'importante è che non mi becca. Devo tagliare il suo quanto me ne serve. Fatto! Devo tornare. E so cosa farò. Una vera e propria ghirlanda. È ottima. Così starà benissimo. Awesome! Ma perché Keita questa ghirlanda? Okay. Va bene. So cosa farò. Sì, venga, venga. Abbiamo portato quello che ha ordinato. Queste sono le migliori ghirlande. E ora le metteremo. E così vedrete. Sono più belle delle mie. Dobbiamo solo accenderle. Fatto. Com'è? Grazie. È quello che volevo. Ci contatta pure. Ok, devo fare una piccola pausa. Prendo un cocktail e mi sdraio. Oh no, ci fai qui? Ionde, dovremo usare l'estintore. Non preoccuparti, spegnerò queste fiamme. Ecco fatto. Ciao al sicuro. Grazie, ci hai salvato. Vabbè, di niente. Wow!